Buonasera a tutti, ci troviamo per questo terzo momento della giornata dopo la presentazione del libro di Repubblica, la presentazione di Barbara Rossi nel pomeriggio, e adesso abbiamo l'inaugurazione di una nuova opera dell'architetto Franco Bianchi Bottega, un'opera che è stata intitolata Born, a richiamare anche proprio il concetto che Marcello Mastroianni è nato a Fontanalini. Presidente Santina, invito Santina, la Presidente del Centro Studi, come sapete abbiamo già delle opere in Piazza Trento, abbiamo un murales, abbiamo un'installazione artistica sempre di Franco Bianchi Bottega che è denominata Vieni, poi abbiamo una fontana che proietta un'immagine, però non avevamo nessuna opera nella piazza Marcello Mastroianni, la piazza a lui dedicata, e quindi per l'occasione del centenario della nascita di Marcello Mastroianni abbiamo voluto rendere omaggio con questa opera. Io cedo la parola a Santino Pistilli e poi il maestro Franco Bianchi Bottega ci parlerà dell'opera. Prego Santino. Io non posso che complimentarmi sia con l'amministrazione comunale che con l'architetto Franco Bianchi, perché stiamo arredando il paese con l'immagine di Marcello Mastroianni e questo mi può fare solo piacere, perché dobbiamo legare sempre di più il nostro paese con l'immagine di questo artista. L'opera segue un po' le orme delle immagini che stanno sulla piazza, però in quest'angolo del comune è bello che ci sia, proprio per dare quasi un benvenuto a tutti coloro che si accostano alla nostra casa comunale, con l'immagine e il viso piacevole di Marcello Mastroianni. Complimenti Franco, complimenti all'amministrazione comunale, al sindaco, perché è un motivo in più per apprezzare il nostro attore. Prego. Grazie. Era forse opportuno prima scoprire l'opera comune. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. No, ne parliamo un attimo e poi casomai io non mi dilungherò, perché sono incline alla conversazione pubblica, per questo probabilmente io faccio l'artista e mi diverto con i disegni e con l'architettura. Il primo titolo di quest'opera era Appendice, perché è per me un continuum, una continuazione, un figlio della opera che è già più, diciamo, conosciuta e già in piazza da qualche tempo, da qualche anno. È un'opera che è semplice, è un segnale che purtroppo abbiamo a che fare anche con le economie, e quindi insomma bisogna anche un po' limitarsi le idee, bisogna renderle più snelle, e comunque è un'opera di cui sono soddisfatto perché è molto semplice, quindi è un segnale che ricorda l'opera che sta in piazza, che abbiamo messo in piazza, colorata, un tocco di vivacità che vuole ricordare anche come stile il periodo degli anni 50-60 della pop art, del nuovo realismo, dell'arte di quel periodo, che è l'arte anche di quel di Mastroianni, del periodo di Mastroianni, delle opere, dei film più noti, i primi forse di questo grande attore che mi onoro di rappresentare. Sono sempre molto felice di rappresentare questa immagine che ci tiene orgogliosi. Il titolo ricorda un po' anche il luogo, perché questo è il comune, segna probabilmente il
il luogo, il primo luogo, il luogo dell'anagrafe, il luogo dove va per la prima volta, e quindi è, come per dire, è nato qui. C'è un segnale rosso che è come a indicare, a puntualizzare che il luogo è questo qua. E niente, è una struttura molto semplice, in acciaio, questa, diciamo, questa, questo stile un po', diciamo, di quegli anni, ricorda anche i manifesti dell'arte che è popolare, pop, ma non popolare perché la fanno tutti, ma perché si rifà molto alle immagini del popolare, alle immagini dei cartelloni pubblicitari, della Coca-Cola, e quindi anche, se vogliamo, oggi quei manifesti sono segnali, sono insegne luminose, sono delle insegne luminose, quindi questa non è niente altro che una insegna luminosa che vuole ricordare un po' la pubblicità, è un elemento, se vogliamo, pubblicitario. Oltretutto poi io cerco anche di realizzare degli elementi che sono degli elementi un po', come dire, dei segnali urbani, no? Anche un po' di arredo urbano, quindi un po' questa deformazione di architetto che si un po' sposa con invece l'altra un po' più libera di artista, probabilmente sì, no. Tutto qua. Andiamo a scoprire l'opera. Adesso, tra poco, l'opera si accende, eccola qua. È anche un passo per un selfie questo, no? Esatto. Possiamo utilizzarlo questo posto per fare selfie? Chi se li sa fare? Noi, nel ringraziare e complimentarci con detto Franco Bianchi Boteca, diamo appuntamento a domani per il premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni nell'edizione del centenario della nascita, domani alle ore 17:30 alla sala di rappresentanza del circolo degli ufficiali. Quindi buonasera a tutti e possiamo continuare ad ammirare l'opera. Buonasera.